Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Erika Roccotelli e qui con me c'è Massimiliano Fruchi. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nostro salotto, in questo studio simil televisivo, come si usa dire oggi, in questa nostra stanza virtuale. Noi siamo due orientatori del progetto Orienta il tuo futuro, un progetto promosso dalla Regione Toscana, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e diretto dall'Agenzia Formativa Forum insieme alle quattro università toscane, ovvero l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Siena, l'Università di Siena Prestanieri e l'Università di Studi di Firenze. Oggi, tuttavia, siamo qui per qualcosa di leggermente diverso, vero Massimiliano? Oggi ci troviamo qui per la campagna Studio Sicuro, una campagna voluta fortemente dalla Regione Toscana che dovrebbe agevolare quelli che sono gli studenti che si approcciano a uno studio post diploma o comunque a scegliere la propria strada successivamente al diploma conseguito recentemente o anche per coloro che magari inizieranno l'ultimo anno delle scuole superiori a brevissimo. E quello che si prefiggeva come obiettivo è ancora più importante oggi alla luce dei recenti avvenimenti della pandemia purtroppo ancora in corso, che ha in parte bloccato quelle che potevano essere le vie di accesso all'informazione sul futuro appunto dei nostri giovani qui in Toscana. E allora ecco che oggi siamo qui a parlare di un webinar importante, un webinar che coinvolge direttamente l'azienda regionale toscana, il DSU, diritto allo studio universitario. Il webinar di oggi si chiama Un diritto, tante opportunità, il diritto allo studio universitario in Toscana. E abbiamo con noi in collegamento una persona che forse più di ogni altra può aiutarci coordinando questo webinar a farvi capire al meglio quali opportunità, quali importanti vantaggi e benefici può offrire appunto la Regione Toscana sotto questo aspetto, sotto questo punto di vista. La Toscana, una buona regione per studiare in sicurezza. Oggi parleremo in particolar modo delle borse di studio e lo faremo insieme a Barbara Capitoni, coordinatrice del servizio di comunicazioni studenti, cultura e sport per il DSU Toscano anno accademico 2020-2021. Barbara? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Allora, intanto grazie per questa opportunità, perché come dicevate voi, anche per noi quest'anno è una necessità quella di riorganizzare anche l'informazione agli studenti, perché i nostri uffici sono in gran parte ancora chiusi e quindi non possiamo ricevere se non in casi eccezionali di studenti in presenza, e questo è per noi una novità eccezionale e quindi ecco, è un'importantissima occasione quella che ci fornite per raggiungere tanti studenti che magari negli anni scorsi nella normalità ci avrebbero contattato semplicemente venendo presso una delle nostre sedi che sono su tutto il territorio regionale. Noi ringraziamo voi per la disponibilità che sempre dimostrate, anche e soprattutto grazie nell'intervenire in situazioni come questa, dove la vostra presenza è senza ombra di dubbio importantissima. Quindi ti lasciamo grazie la parola per un inquadramento generale, un focus, specialmente, si diceva, sulla borsa di studio. Sì, scusami okay. Barbara, una piccola precisazione per i ragazzi certo che ci stanno seguendo in questo momento. Potete fare domande sulla chat della piattaforma e noi poi le rivolgeremo ai diretti interessati. Prego Barbara, scusaci. Grazie. Allora, molto brevemente, intanto cos'è il DSU Toscana? Il DSU Toscana è l'azienda che per la Regione Toscana si occupa di erogare i servizi agli studenti universitari, sia dei quattro istituti universitari che avete citato prima, quindi Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena e Università Prestanieri di Siena, ma anche a quelli che sono definiti AFAM, cioè tutti gli istituti di istruzione superiore riconosciuti dalla regione. Faccio degli esempi: le accademie di belle arti, i conservatori, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa e altri che comunque poi sono specificati nel bando. L'incontro di oggi, come dicevate voi, è incentrato soprattutto sul bando per la richiesta della borsa di studio e del posto alloggio, proprio perché oggi è il 4 agosto, esattamente tra un mese, quindi il 4 settembre alle ore 13, si chiude il bando. E quindi ritengo importante dare questo mese di tempo agli studenti che eventualmente scoprissero proprio oggi di aver diritto alla richiesta della borsa di studio per spiegare meglio questo nostro servizio. Mi aiuto facendovi vedere una presentazione che abbiamo preparato
in questi giorni e che ritroverete già, spero, oggi pomeriggio anche su YouTube. Comunque, intanto, che cos'è la borsa di studio? Allora, la borsa di studio è un servizio complesso che comprende un importo in denaro, l'esonero completo dal pagamento delle tasse, della tassa regionale, quindi 140 euro, la mensa gratuita, la possibilità per gli studenti fuori sede di chiedere l'alloggio anch'esso gratuito e un contributo per la mobilità internazionale per tutti quegli studenti che risulteranno vincitori di borsa di studio e che durante l'anno accademico 2020-2021 svolgeranno un progetto di mobilità internazionale riconosciuto dal loro Ateneo. L'importo in denaro, come vedete qui, va da un minimo di 770 euro a un massimo di 2050 e dipende dal fatto che lo studente sia considerato in sede, fuori sede o pendolare e dalla fascia di reddito nella quale rientrerà sulla base dell'ISEE. L'ISEE è il requisito fondamentale perché la borsa di studio si basa su due criteri che sono imprescindibili e non scollegabili: reddito e merito. Entrambi i requisiti devono essere posseduti dallo studente al momento in cui fa richiesta di borsa di studio. Per quanto riguarda il reddito, serve un ISEE 2020 che sia valido per le prestazioni agevolate per il diritto all'istruzione universitario e questo gli studenti, i genitori, quando vanno al CAP a richiedere l'ISEE, è importante che se lo ricordino. Invece, per quanto riguarda il merito, il requisito è calcolato sulla base dei CFU. CFU significa crediti formativi universitari e per gli studenti che ancora non si sono iscritti, che si iscriveranno addirittura l'anno prossimo, diciamo che ogni esame sostenuto ha un valore in crediti. Quindi noi verifichiamo quanti crediti lo studente ha acquisito alla data definita dal bando. Non ha nessuna importanza, nessuna rilevanza né la media universitaria né il voto di diploma. Come vi anticipavo prima, le domande vanno presentate entro il 4 di settembre alle 13. C'è una scadenza differita invece per gli studenti che vorranno chiedere eventualmente la borsa di studio iscrivendosi ai corsi di dottorato oppure di specializzazione. Per loro, infatti, la domanda di borsa di studio scadrà il 16 di novembre. Altra cosa importante da dire è che non è necessario essere già iscritti all'università al momento in cui si presenta la domanda. In caso di dubbi, come vedete scritto qui, noi abbiamo un numero di telefono che è lo 055 23 47 200, che è attivo ogni giorno dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30, oppure una pagina specifica del nostro sito che si chiama Contattaci, tramite la quale gli studenti ci possono mandare un messaggio scritto, una mail, e noi rispondiamo. Altra cosa importantissima da dire è che sul nostro sito si trovano le FAQ, quindi spesso basta consultare quelle per avere le risposte alle domande più frequenti. Per quanto riguarda la borsa di studio, è importante dire che questa può essere richiesta soltanto per il conseguimento del primo titolo universitario per ciascun livello di studi. Che significa? Significa che se uno studente ha già conseguito una laurea triennale e si iscrive a un altro corso triennale, per questo secondo corso la borsa di studio non può richiederla. Oppure, sempre uno studente che si è già laureato in triennale e magari si vorrebbe iscrivere a una magistrale a ciclo unico, potrà richiedere la borsa di studio soltanto a partire dal quarto anno, perché per i primi tre anni i livelli si sovrappongono. I requisiti di merito, come dicevo prima, allora, per gli studenti che si iscriveranno al primo anno, il requisito di merito sostanzialmente non esiste in questo momento, perché
andando noi a verificare il numero di crediti formativi che lo studente acquisisce durante l'anno, chiaramente lo studente che si iscrive ad un primo anno ha zero crediti. Di conseguenza noi consentiamo agli studenti del primo anno di iscriversi al concorso, di fare la domanda, eroghiamo la prima rata della quota monetaria che faremo a dicembre, ma chiediamo poi entro il 10 agosto 2021 di conseguire un certo numero di crediti formativi per poter aver diritto alla seconda rata. Nello specifico, per gli studenti che si iscrivono ad un primo anno di corso di laurea triennale, i crediti formativi da raggiungere entro il 10 agosto 2021 per poter aver diritto alla seconda rata della borsa del primo anno saranno 20, mentre invece per gli studenti che si iscriveranno ad un primo anno di corso di laurea magistrale biennale, quindi la specialistica, i crediti necessari saranno 15. Per gli studenti che eventualmente non dovessero riuscire ad avere il numero di crediti formativi richiesti dal bando per gli anni successivi, quindi non per il primo anno, esiste il sistema dei bonus, che sono dei crediti, tra virgolette, regalati, che il sistema accredita automaticamente nel momento in cui lo studente inserisce il numero di crediti effettivamente conseguiti. Il sistema dei bonus è un po' complicato, io spero di riuscire a spiegarvelo, poi magari se qualcosa non è chiaro ci ritorniamo alla fine dell'incontro con le vostre domande. Allora, sostanzialmente uno studente che passa da un primo a un secondo anno ha a disposizione 5 crediti bonus. Se questo bonus non viene utilizzato, i bonus diventano 12 tra il secondo e il terzo anno. Se ancora una volta il bonus non viene utilizzato, i crediti si incrementano fino a 15 tra il terzo e il quarto anno, che può essere un quarto anno di magistrale a ciclo unico, piuttosto che un primo anno fuori corso di laurea triennale. I crediti bonus che non vengono utilizzati durante la triennale rimangono disponibili per il corso di laurea magistrale. Se però lo studente utilizza durante il proprio corso di studio questi bonus, l'incremento di cui vi ho parlato prima si blocca. Quindi facciamo un esempio pratico: se uno studente che deve passare dal secondo al terzo anno, quindi avrebbe 12 crediti bonus disponibili, ne utilizza 10, da lì alla fine di tutto il proprio percorso accademico, quindi fino anche alla laurea magistrale, avrà a disposizione soltanto 2 crediti bonus. Quest'anno, proprio a causa della pandemia che c'è stata, quindi che purtroppo non è ancora finita, a livello nazionale, quindi la conferenza Stato-Regioni, ha stabilito di prevedere dei bonus straordinari appunto a causa del Covid-19. Si tratterà di 5 crediti bonus ulteriori per tutti gli studenti iscritti alle università, quindi l'Università di Siena, l'Università di Pisa, l'Università di Firenze, l'Università Cattolica di Siena, indipendentemente dall'anno di iscrizione, mentre saranno 10 i crediti bonus per gli studenti degli AFAM. Questo perché effettivamente gli studenti degli AFAM avrebbero dovuto sostenere esami in presenza perché hanno delle prove, diciamo, pratiche da superare che la pandemia ha impedito loro di poter sostenere. È importante specificare però che gli studenti che eventualmente per l'anno accademico 2020-2021 dovessero ricorrere ai crediti straordinari saranno inseriti in una graduatoria apposita, diversa e separata da quella, chiamiamola, ordinaria. Per quanto riguarda invece i requisiti economici, quest'anno il bando prevede che l'ISEE non debba superare 23.600 euro, mentre invece l'ISPE non debba superare 51.300 euro. Entrambi questi dati sono verificabili all'interno dell'attestazione ISEE. L'ISEE si chiama proprio così, quindi ISEE, indicatore della situazione economica equivalente,
L'ISPE invece si ricava facendo una semplice divisione tra il valore della ISP, l'indicatore della situazione patrimoniale, diviso la scala di equivalenza, che è l'indicatore che è dato dal numero di componenti del nucleo familiare, che è di solito un numerino molto basso, 2, qualcosa, 3, qualcosa. Quindi poniamo che uno studente abbia 100.000 euro di ISP, quindi di situazione patrimoniale, lo divide per la scala di valenza che mettiamo sia 2,5 e ecco che ha l'ISPE, che è un valore in questo caso inferiore a 51.300 e quindi potrà fare domanda di questo studio. Anche qui, importantissimo, entrambi i requisiti devono essere rispettati, cioè sia quello economico che quello patrimoniale. Come ribadisco che la dichiarazione sostitutiva che si richiede al CAP e che è il documento preparatorio per l'ISEE deve applicarsi alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio in relazione al codice fiscale dello studente che presenterà la domanda e che questa dichiarazione deve essere sottoscritta tassativamente prima del giorno della scadenza del bando, quindi prima del 4 di settembre. In ipotesi è possibile, visto che tra la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica e l'effettiva elaborazione dell'attestazione ISEE intercorrono di media una decina di giorni, è possibile per uno studente presentare domanda anche se ha soltanto sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica prima del 4 di settembre, ma non è ancora in possesso dell'ISEE. Gli studenti stranieri hanno una situazione un po' diversa e in particolare ci si riferisce agli studenti UE ed extra UE. Allora, gli studenti che provengono dai paesi della comunità europea, dell'Unione Europea, scusate, devono compilare la domanda online esattamente come gli studenti che hanno reddito e patrimonio in Italia, ma in fondo troveranno da compilare un'autocertificazione. Quindi la compileranno, la legheranno alla domanda e saranno. Invece, gli studenti che provengono dai paesi extraeuropei devono partecipare al concorso inviando, assieme alla domanda compilata tramite il portale online, dalla ricevuta di invio della domanda, devono inviare tutti i documenti che trovano indicati nell'appendice B del bando, opportunamente legalizzati e tradotti dall'ambasciata italiana nel loro paese. E questo invio può essere fatto o tramite PEC, se lo studente ha un indirizzo di posta elettronica certificata, oppure inviando il cartaceo tramite corriere o tramite posta raccomandata. Fanno eccezione gli studenti stranieri provenienti da paesi extraeuropei che erano vincitori di borsa di studio nell'anno accademico 2019-2020. Per loro non è richiesto l'invio dei documenti, perché fanno fede ai documenti inviati lo scorso anno, quindi dovranno semplicemente procedere alla compilazione online della domanda. Allora, vi parlavo prima delle graduatorie. Intanto, le graduatorie, si parla di graduatorie perché le graduatorie sono separate tra quella per la borsa di studio e quella per l'alloggio. E a loro volta troviamo delle graduatorie provvisorie e graduatorie definitive. Allora, la graduatoria provvisoria, entrambe, sia quella di borsa di studio che quella alloggio, verranno pubblicate sul sito del DSU il 30 di settembre. In questo caso le graduatorie saranno due il 30 di settembre, perché ci sarà la graduatoria ordinaria e la graduatoria per chi ha utilizzato il bonus straordinario Covid. Stessa cosa per gli alloggi. La graduatoria definitiva sarà invece pubblicata il 30 novembre. La differenza tra queste due graduatorie sostanzialmente sta nel fatto che sulla base della graduatoria provvisoria verifichiamo insieme alla Regione Toscana se c'è la copertura economica per poter erogare il servizio
e più che erogare il servizio, per poter erogare il beneficio economico, quindi la quota monetaria della borsa di studio, a tutti gli studenti idonei. In Toscana, fortunatamente, questa cosa finora è sempre avvenuta, quindi difficilmente ci sono diciamo delle squadrature tra la provvisoria e la definitiva. Quindi, una volta stabiliti quanti sono i fondi, noi andiamo a dire nella graduatoria definitiva che tutti gli idonei in graduatoria provvisoria diventano vincitori, ossia hanno titolo ad avere anche la quota monetaria. Ma auguratamente invece questi fondi non fossero sufficienti, ci saranno dei vincitori e degli idonei. Stessa cosa per la graduatoria straordinaria, quella specifica perché ho utilizzato il bonus per il Covid. In questo caso la normativa prevede che si provveda prima a coprire l'importo di borsa di studio della graduatoria ordinaria per poi passare a fare una verifica sulla copertura di almeno l'80% dell'importo sulla graduatoria straordinaria. Per gli alloggi invece vale già la graduatoria provvisoria, perché lì non è questione di copertura di fondi, quindi si prenderà in esame la graduatoria ordinaria per iniziare le convocazioni che avverranno ogni 15 giorni a partire dal 1 di ottobre, sulla base ovviamente dei posti che si rendono disponibili. Una volta esaurita la graduatoria ordinaria, si passerà a convocare gli studenti che si trovano nella graduatoria straordinaria per il bonus Covid. È importante dire che per quanto riguarda gli alloggi, perché è un tema molto sentito ed è per questo che poi avremo anche la testimonianza di uno studente che è stato alloggiato in residenza, ci sono dei posti riservati agli studenti che si iscrivono per la prima volta all'università, quindi per le matricole. Quest'anno i posti riservati in ciascuna sede sono 265. All'interno di questa riserva alcuni posti sono riservati agli studenti stranieri, ma la maggior parte sono per gli studenti italiani. Tutti quegli studenti che sono idonei nella graduatoria alloggio e che stanno aspettando di essere convocati per poter entrare nelle nostre strutture a titolo gratuito avranno la possibilità di richiedere, sempre tramite un modulo online, il contributo affitto. Due precisazioni molto importanti devo fare sulle convocazioni. La prima è che le convocazioni vengono pubblicate sul sito del DSU Toscana, quindi non aspettate che vi arrivi una mail, una telefonata, una lettera. Ricordatevi, se avete chiesto il posto alloggio, di controllare sempre, regolarmente, ogni 15 giorni, il sito del DSU, per vedere se il vostro codice identificativo studente, che è quello che vi verrà assegnato dal sistema, dal portale online del DSU, nel momento in cui effettuerete la registrazione, compare nella lista dei convocati. Questo è tanto importante perché purtroppo, soprattutto per gli studenti del primo anno, succede spesso che ci si scorda di controllare, oppure anziché guardare il codice studente si guarda la posizione in graduatoria, ma quella ogni tanto può cambiare perché ci sono degli assestamenti e quindi si perde il beneficio, perché non presentarsi alla convocazione equivale a rifiutare. Sulle convocazioni quest'anno ci sono altre novità, sempre derivate dalla particolarissima situazione che stiamo vivendo. Infatti, oltre alla possibilità di richiedere il contributo affitto, che è una cosa che ormai avviene da sempre, abbiamo previsto nel bando anche una possibilità speciale proprio per il 2020-2021, tenendo in considerazione la possibilità che qualche ateneo decida di non partire immediatamente con la didattica in presenza. Quindi, gli studenti che eventualmente verranno convocati, diciamo per il primo semestre, hanno la possibilità, poi nel bando c'è spiegato tutto come si fa, di dichiarare che accetteranno il posto alloggio, ma che intendono effettivamente prenderne possesso entro il 28 di febbraio. A quel punto loro potranno poi ricontattare
il servizio residenze della sede di competenza, sempre entro il 28 febbraio, per accordarsi su quando effettivamente trasferirsi in Toscana, se sono studenti che vengono fuori dalla Toscana, o spostarsi da una città all'altra, se sono studenti toscani che però devono spostarsi di sede. Quindi questa è un'ulteriore opportunità che abbiamo ritenuto di dare, perché effettivamente è possibile che tanti studenti non abbiano la necessità di spostarsi immediatamente a ottobre o a novembre quando riprendono le lezioni, perché magari l'ateneo a cui si iscrivono decide di continuare ancora un po' con la didattica online. Quello che vi ho detto è più o meno tutto, e questa ultima slide appunto sostanzialmente è un riassunto. Quindi le tre regole d'oro per fare correttamente domanda sono: leggere il bando, preparare la documentazione necessaria, che per chi ha reddito e patrimonio in Italia è semplicemente il DSE 2020 che si applica alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, controllare il numero di crediti acquisiti entro il 10 agosto, se si è studenti che hanno già frequentato l'università nel 2019-2020, e fare la domanda online e poi aspettare il 30 di settembre per chiudere tutto. Questo è tutto. Allora rientriamo dallo studio, grazie mille Barbara per questa introduzione, ne parlavamo mentre la sentivamo, veramente interessante, poi assolutamente chiara e precisa. Assolutamente sì. Grazie. Anzi, ti chiediamo già da ora in diretta, sfruttiamo proprio il mezzo anche di comunicazione che abbiamo, di mettere a nostra disposizione come orientatori del progetto Orienta il tuo futuro, che anche per il prossimo anno scolastico sarà presente nelle scuole che aderiranno, classi quarte e quinte, dei licei e degli istituti superiori della Toscana, per poterle utilizzare all'interno dei nostri laboratori, perché sono state veramente accolte con piacere per la chiarezza. Tra l'altro, ecco, questa io vi ho presentato come un PDF, ma in realtà ha una versione un pochino più movimentata e animata con una spiegazione sotto, e l'abbiamo realizzata anche in inglese per agevolare gli studenti stranieri, e sarà, come dicevo, forse da stasera, ma comunque sicuramente da questa settimana, disponibile sul nostro canale YouTube, ma anche su tutti i nostri social, che ne approfitto, ecco, per dirlo, sono uno strumento importante per gli studenti. Io dico sempre, è un po' una furbata quella di seguirci tramite social, perché tante cose, comprese ad esempio le convocazioni che noi pubblichiamo sul sito, agli studenti sfuggono, proprio perché non c'è la visibilità, giustamente, di controllare sempre il sito internet dell'ente a cui ci si riferisce, ma invece l'abitudine a guardare Facebook, Instagram o Telegram, quella soprattutto gli studenti ce l'hanno ben radicata. Quindi seguirci su uno dei nostri canali è sempre una buona opportunità per rimanere aggiornati su tutto ciò che noi facciamo. Assolutamente sì, infatti è proprio quell'attenzione di cui parlavo prima in apertura, che mettete sempre come azienda regionale nei confronti appunto della vostra utenza, di coloro a cui vi riferite, in questo caso degli studenti. Quindi davvero noi ringraziamo Barbara Capitoni, che rimane in collegamento con noi, e come diceva prima Erika, se ci sono persone che volessero rivolgere delle domande possono farlo in chat sul live di Meet, e poi alla fine noi le riproporremo eventualmente anche alla stessa Barbara. Vi parliamo adesso della nostra esperienza in quanto borsisti, perché sia io che Erika... Nemmeno a farla apposta, sì, siamo entrambi borsisti. Abbiamo, diciamo, utilizzato i benefici del DSU, proprio la borsa di studio in questione, di cui ha parlato adesso diffusamente Barbara, per tutta la durata del nostro percorso accademico, finito ormai qualche anno fa, però comunque, diciamo, più o meno... Pochi anni fa, I crismi erano gli stessi, ecco. Quello che innanzitutto io volevo sottolineare per quanto riguarda la mia esperienza, e anche quella di mio fratello, perché entrambi in famiglia siamo riusciti ad avere sempre... ad ottenere sempre i benefici della borsa di studio, che, come diceva Barbara, e lo posso testimoniare appunto in prima persona, a tutti gli aventi diritto in Toscana per, diciamo, una
tradizione positivissima che la rende uno dei fiori all'occhiello da questo punto di vista della nostra nazione, perché non in tutte le regioni si riesce a far, diciamo, fruttare in modo così efficiente le risorse che vengono devolute dalla fonte statale per questo obiettivo. E quindi insomma, io e mio fratello, appunto, in famiglia siamo proprio un esempio concreto di questa possibilità. Peraltro la differenza tra quelli che solitamente, lo abbiamo visto anche in questo periodo con tutto quello che è stato il tentativo da parte del nostro governo e dei vari ministeri di agevolare con bonus oppure indennizzi e quant'altro le famiglie, in realtà per quanto riguarda la borsa di studio è molto più facile riuscire ad ottenerle, ci sono molti meno gravami burocratici dietro, c'è molta meno farraginosità della macchina pubblica e quindi è più pronta e più facile l'erogazione di questi benefici, il che non è scontato, specialmente perché ci si riferisce a degli studenti che, diversamente da una situazione quale quella solitamente presente negli istituti superiori, dove comunque c'è sempre un aiuto, o la maggior parte dei casi, da parte della famiglia e c'è una veicolazione l'informazione anche da parte della scuola stessa attraverso i professori, il personale ATA e quant'altro, dal momento in cui ci si iscrive all'università lo studente diventa per forza di cose più autonomo e, come diceva prima Barbara, è lui a doversi informare, a dover controllare le convocazioni, le graduatorie e quant'altro. Però assolutamente diciamo ridurre il carico di lavoro in questo senso, perché c'è una maggior facilità di erogazione e appunto ci sono meno fogli da firmare in questo caso, come si suol dire, è senz'altro un altro dei meriti che vale sottolineare del DSU toscano. Peraltro, per quanto riguarda l'esperienza, appunto, che racconto appunto a titolo personale, è importante riuscire a ricevere un beneficio come questo, perché innanzitutto libera a livello proprio mentale una persona che magari può essere attenta, come ero io o era mio fratello, a quelle che sono le economie familiari, nel senso che il doversi iscrivere all'università viene visto sempre, specialmente quando si è ragazzi che ancora frequentano gli istituti superiori, come un aggravio economico forte sulla propria famiglia, e quindi c'è una sorta di blocco mentale che spesso scatta, del tipo: forse non mi iscrivo all'università non tanto perché non mi piacerebbe, ma perché non voglio rischiare di far buttare via ai miei genitori i soldi che guadagnano magari con fatica lavorando. E questo è un sentire comune che nei nostri laboratori, appunto, con il progetto Orientato Futuro, viene spesso riportato dagli studenti. La borsa di studio, dico io, è sempre una soluzione in entrambi i casi, anche nei casi di chi nella borsa di studio non rientra, perché la soglia di cui parlava prima Barbara non è una soglia di povertà, è una soglia, quella ISEE, che comunque permette alla famiglia di vivere, diciamo, in modo tranquillo. Quindi innanzitutto non bisogna essere poveri per poter richiedere i benefici della borsa di studio o comunque del DSU in senso lato. Una volta che li si ottengono, ecco che il peso di cui parlavo prima, quel tarlo che uno potrebbe avere, sparisce, perché di fatto si diventa persone che studiano e lo fanno a costo zero, perché appunto la borsa di studio di cui vi ha parlato adesso Barbara vi fa capire chiaramente come, essendo connessa poi a quello che può essere la mensa gratuita e altre agevolazioni, proprio fa impattare in modo praticamente nullo sul bilancio delle economie familiari il peso del percorso universitario. Inoltre è importante, quando appunto si parla di chi invece non ci rientra, sottolineare che se non si rientra in quella soglia ISEE, che ripeto non è una soglia di povertà, significa che la famiglia a cui si appartiene si può permettere di pagare le tasse universitarie senza che per questo, appunto, come si dice dalle nostre parti, ci si tolga il pane di bocca in casa. Quindi importante capire che laddove non si può fruire della borsa di studio non è perché diciamo la regione è cattiva, anzi, come abbiamo detto, riesce sempre a ottemperare a tutte le richieste di coloro che sono gli aventi diritto, ma perché semplicemente la famiglia può farcela da sola. Ovviamente con degli scaglioni di tasse che sono progressivi in base all'ISEE, che comunque conviene sempre presentare in sede di iscrizione, e quindi per le famiglie comunque sia c'è una tranquillità che deve lasciare liberi i ragazzi, come è stato appunto nel mio caso. Erika? Sì, se posso aggiungere un'altra, diciamo, un altro dubbio dei ragazzi invece, al contrario, è che la borsa di studio sia un diritto di pochi,
o un diritto dei cosiddetti, passatemi la parola, no? I geni della classe. Ecco, in realtà non è così. La borsa di studio, come diceva Barbara, è per tutti coloro che hanno i requisiti di idoneità e fortunatamente la Regione Toscana riesce a coprire tutti coloro che fanno domanda e rientrano nei requisiti. E allo stesso tempo, appunto, il discorso che spiegava Barbara riguardo al merito è una cosa del tutto raggiungibile e sostenibile. Come dicevamo, si parla di circa 20 crediti durante la triennale entro agosto, e questo più o meno significa fare 3-4 esami in 5-6 mesi. Quindi vi assicuro, ragazzi, sto parlando a voi, vi assicuro che è una cosa del tutto sostenibile. Quindi sì, anche io ho usufruito della borsa di studio, è stato un ottimo servizio e sono contenta per questo, ecco. Che poi gli esami in questo caso basta superarli, cioè non c'è un requisito. Esattamente, a prescindere come, dal voto. Esatto, come spesso ci chiedono in classe, ma quindi quale deve essere la media? No, quello non c'è. Per quanto riguarda la media, eventualmente per chi non fruisce dei benefici della borsa di studio perché appunto non rientra nei requisiti, la media può essere importante in quel caso per un ulteriore diciamo bonus, che è quello di rimborso, produttività e merito, ma è tutt'altra cosa. Quindi per la borsa di studio, quindi per chi davvero ne ha bisogno, non è importante il merito inteso in senso stretto come si sarebbe portati ad immaginarlo, ma come diceva Erika, un merito diciamo di frequenza, di comunque coerenza col proprio percorso, quindi una metà, diciamo, forse anche qualcosa di meno, sì, degli anche esami meno, all'anno. Onestamente. Ecco. Noi, espressione dei borsisti, quindi per rappresentare una categoria che è molto ampia grazie appunto all'efficienza del DSU Toscana, ma abbiamo in collegamento uno studente, tra l'altro attualmente studente, che oltre che borsista è addirittura assegnatario di un posto alloggio e quindi vive nel suo percorso di studi in psicologia all'interno delle residenze universitarie fiorentine. Ci colleghiamo con Davide Frontera. Ciao Davide, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito e per la possibilità che mi avete dato per poter parlare della mia esperienza. Niente, ora sono praticamente 4 anni che vivo nella residenza universitaria in cui sono attualmente alloggiato. Per quanto mi riguarda posso dire che è un'esperienza che mi ha cambiato totalmente la vita, in quanto ad esempio prima di arrivare lì ero un ragazzo molto timido, una volta arrivato in un contesto che comunque in un certo senso ti obbliga a socializzare, poi sono diventato molto più estroverso. Infatti ad esempio in residenza abbiamo molti spazi comuni, già a partire dalle cucine, dove appunto già il fatto di cucinare comunque vedi altre persone, poi abbiamo anche la sala ping pong, la palestra, oltre a tanti altri benefici, insomma, e agevolazioni. È molto molto comodo, diciamo, vivere in una residenza universitaria. Poi ci sono anche molte meno cose a cui pensare, in quanto avendo la mensa gratuita non dobbiamo neanche pensare a provvedere ai nostri pasti, cioè basta che andiamo a mensa, che tra l'altro è molto molto vicina da dove abitiamo. Poi oltre alla borsa di studio, che comunque ti permette di vivere sicuramente più tranquillamente rispetto magari ad altri studenti che purtroppo non possono usufruirne. Detto ciò, comunque è un'esperienza veramente molto molto bella. Infatti vi consiglio fortemente di provare a fare domanda, perché penso che possa dare molto a uno studente, a un ragazzo, sia in quanto studente ma soprattutto a livello di esperienza di vita, diciamo. Poi non se avete delle domande, insomma, fate pure. Allora Davide, quindi ci raccontavi di una esperienza appunto come persona che vive in una residenza universitaria anche a livello proprio di vita, non soltanto quindi come un'agevolazione economica, giusto? Esatto. Da questo punto di vista, esattamente. Ti sentiresti, ne parlavamo anche in alcuni altri webinar nei giorni scorsi, di consigliare appunto magari il percorso universitario anche per questo motivo? Assolutamente sì, penso che, anzi soprattutto per questo motivo, oltre che
per le agevolazioni, ma comunque penso che sia un arricchimento personale che comunque stare in casa in affitto non ti può Grazie Davide, garantire. hai superato così tanto la timidezza che insomma sei con noi in diretta, quindi... Grazie a voi. Appunto, infatti, quindi direi che mi è servita Assolutamente. abbastanza Senti come Davide, esperienza. io ti volevo fare un paio di domande. La prima innanzitutto è relativa a quello che dicevo prima. Ti trovi con quello che ho detto, cioè che non c'è tutta questa difficoltà nel riuscire a ottenere quelli che possono essere i benefici o comunque in questo caso anche il posto alloggio connessi, diciamo, al DSU? No, assolutamente, cioè penso che basta un minimo di impegno e sia molto molto fattibile. Al primo anno, cioè sono soltanto 25 crediti che sommati sarebbero tre esami all'incirca, ma comunque avendo anche a disposizione 5 crediti bonus già dal primo anno, direi che mi sembra abbastanza fattibile come cosa. Poi anche gli anni successivi al primo comunque non sono così impossibili, in quanto richiedono, se non mi sbaglio, soltanto 50 crediti in più rispetto all'anno precedente, quindi anzi, non è affatto impossibile, direi. Ecco, e relativamente invece, diciamo, tu a che anno di psicologia sei, perdonami? Io ora sono al quarto anno, mi sto per laureare, ho usufruito dell'anno in più. Ecco, un'altra cosa appunto positiva del DSU Toscana è che comunque hai un anno in più a disposizione rispetto a quella che è la durata del corso di laurea triennale. Ad esempio, psicologia è 3 anni, però comunque ho potuto usufruire di 4 anni, diciamo, prendermela con più calma e comunque poter restare in una residenza universitaria. Ecco, infatti, proprio relativamente a questo, quindi diciamo che puoi raccontarci anche un'esperienza, diciamo, più normale rispetto a quello che invece è il tempo presente, che come ricordavamo prima è un po' appesantito, e poi ne parleremo anche con il prossimo ospite, dalla pandemia in corso e quindi da tutti quelli che sono stati poi gli stravolgimenti che il Covid e soprattutto le misure di contrasto alla diffusione del contagio hanno portato anche nella vita degli studenti universitari. Ma appunto, facendo un passo indietro e quindi a quella che è la normalità che presto, speriamo, insomma, con tutti noi stessi che si possa riacquistare anche in sedi accademiche. Ci racconteresti quella che è la giornata tipo durante appunto un periodo di corsi di uno studente universitario che alloggia in una residenza del DSU Toscana? Beh, certo, allora, beh, durante la normalità, insomma, ci sveglia per andare a lezione, poi se si ha la fortuna di avere in residenza qualche compagno di corso, magari ci si va insieme, diciamo, e poi dopo le lezioni c'è comunque la mensa vicino alla facoltà, cosa comunque molto comoda, quindi si va a mangiare direttamente lì. Se ci sono delle lezioni pomeridiane, si prosegue con quelle. Dopodiché, comunque, cioè, se si vuole restare in facoltà con gli altri ragazzi, si può benissimo fare, altrimenti, cioè, ci sono comunque molte cose da fare in residenza, spesso ci aggreghiamo, insomma, tra noi ragazzi, appunto, ci sono molte attività, tra cui il ping pong, ad esempio la palestra, poi ci sono le sale in comune, dove appunto abbiamo un sacco, ad esempio, di televisioni oppure degli spazi ricreativi che comunque ci permettono di svolgere comunque varie attività, quindi direi che annoiare non ci si annoia, ecco. Perfetto, grazie Davide. Una domanda simpatica che riguarda la Vai. mensa, ecco. Diversi ragazzi spesso, un po' scherzando, però alla fine ce lo chiedono sempre, come si mangia a casa, non si mangia da nessuna parte. Allora, cosa vuoi dirci sulla mensa universitaria? Io personalmente mi sono trovata sempre molto bene, però ecco, vorrei sentire qualcosa anche da te. Beh, allora sì, su questo immagino che all'inizio, magari essendo più viziati dai genitori, sia difficile all'inizio magari abituarsi subito alla mensa, ma comunque, cioè, si mangia bene, ovviamente, non è che ti danno la poltiglia, insomma, si mangia abbastanza discretamente. È giusto questione di abitudine, ma nel giro di poco tempo direi che ci si abitua perfettamente, non è nulla di immangiabile, anzi, a volte si mangia molto bene. Tra l'altro ricordo per quanto riguarda
la mia esperienza, appunto, che la mensa universitaria, che è sempre abbastanza vicina anche alle residenze, quindi per gli studenti come te che alloggiano, diciamo, in una di esse, è anche molto comoda da poter sfruttare, offriva dei pasti completi all'interno, appunto, proprio della borsa di studio, totalmente gratuiti, e comunque a chi invece non aveva la borsa poteva vedere una riduzione importante del costo di un pasto completo. Anche questo è importante per chi magari rimane una giornata intera per via, appunto, delle lezioni o della necessità magari di studiare con compagni o nelle aule studio universitarie, così come è importante l'attenzione che io ho visto proprio nascere e crescere nel corso del mio percorso di studi, scusatemi il bisticcio di parole, laddove si è andati sempre più incontro alle esigenze alimentari che sono sorte, alle allergie, all'attenzione a chi invece ha dei regimi anche religiosi per i quali certi tipi di carne non si possono mangiare, andando a segnalarli alla mensa universitaria in modo preciso e prevedendo sempre un'alternativa che potesse accontentare tutti. Anche questo, considerando che è un servizio che viene erogato tutti i giorni dell'anno o quasi, anche quando i corsi non ci sono, e per un'utenza veramente vasta e diffusa, è un merito importante per l'azienda del DSU regionale toscano. Sì, sì, mi intrometto io anche perché io sono intollerante al lattosio, quindi sì, confermo assolutamente. E sempre ormai chiudiamo il discorso mensa, non solo a pranzo ma anche a cena, ecco, è presente, esatto, il servizio. Perché per te, Davide, giusto, hai due pasti compresi, è corretto? Quindi... Due pasti, esatto. Sì, sì, due pasti, sì. Pranzo e cena. Due pasti completi. Perfetto, perfetto, perfetto. Grazie mille, Davide, grazie, del tuo contributo. Noi ti salutiamo lasciandoti magari in diciamo linea, come abbiamo fatto con Barbara, per eventuali domande che i nostri ascoltatori potrebbero porre poi alla fine degli interventi. E apriamo invece l'ultima finestra della mattinata con un altro importante ospite che abbiamo, il presidente dell'associazione Radio Eco di Pisa, che sarebbe appunto una radio che a Pisa, appunto, ha collaborato anche con il DSU in tempi recenti per raccontare il periodo di quarantena e le vite degli studenti fuori sede all'interno delle residenze universitarie, tanto che poi ha fatto, diciamo, scuola, e un progetto simile è nato su U-Radio a Siena con Residenze. E allora noi passiamo la parola, appunto, al presidente di questa associazione, che è Guido Gagliardi. Ciao Guido, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie di averci invitato, grazie di averci invitato come Radio Eco, grazie di avermi invitato personalmente. Io sono Guido Gagliardi, sono il presidente dell'associazione Radio Eco, che è la radio degli studenti dell'Università di Pisa, che è nata, diciamo così, un po' più di 10 anni fa all'interno di un'iniziativa del Sole 24 Ore con la Facoltà di Economia dell'Università di Pisa, e quindi per questo si chiama Radio Eco, perché sarebbe la radio di economia. E poi all'interno di questa, diciamo così, iniziativa del Sole 24 Ore, che era Union Air, che prevedeva di costruire una radio per ogni Ateneo, si è poi diciamo così, espansa a tutto l'Ateneo pisano, diventando poi di fatto la radio degli studenti dell'Università di Pisa. E oggi, diciamo così, persegue in certo senso due obiettivi: quello di costituire sia un laboratorio, diciamo così, un laboratorio formativo, sia quello di, diciamo, offrire agli studenti un percorso professionalizzante. Quindi con l'idea di vedere la radio e questo tipo di associazione sia come anche un hobby o comunque un'attività che gli studenti possono portare avanti mentre si trovano all'interno dell'università, e quindi come un servizio che in qualche modo l'università o comunque gli studenti in verità diciamo così propongono agli altri studenti, sia invece come un percorso professionalizzante vero e proprio per gli studenti che diciamo così vogliono implementare la loro offerta didattica, diciamo così, inserendo anche un'attività formativa come quella che può essere quella che si fa in radio. Quindi dicevo, questa cosa qui avviene attraverso 5 aree tematiche che, diciamo così, di cui Radio Eco è composta. Queste 5 aree tematiche sono sostanzialmente un'area dedicata alle news, che è la nostra area news, che è rivolta a, diciamo così, gli studenti che vogliono vivere un'esperienza di redazione in senso giornalistico vera e propria, con un sito e un blog sul quale vengono pubblicati questi articoli. Il sito di Radio Eco è ovviamente radioeco.it,
E una invece un'area musicale, il cui nome è un po' particolare, si chiama Amore. E quest'area musicale è una delle aree più, cioè una delle aree storiche di Radio Eco, e l'idea di quest'area è quella di produrre una vera e propria redazione musicale che si occupi di andare a fare interviste o comunque recensioni a personaggi comunque del mondo della musica, anche per tirare un po' le somme di quella che può essere una linea musicale, okay, di una radio. All'interno, ovviamente, all'interno e dal punto di vista di una situazione studentesca. Quindi, cosa gli studenti ascoltano sostanzialmente, o cosa propone Radio Eco agli studenti di ascoltare. In più, ci sono altre due aree, che sono l'area IT e l'area tecnica. L'area IT è un'area infrastrutturale, diciamo così, dedita più a, diciamo così, ingegneri e informatici sostanzialmente, che sostanzialmente è quella che si occupa di tenere in piedi tutta l'infrastruttura della radio. E per questo Radio Eco è anche un laboratorio professionalizzante, oltre che essere, scusatemi, è un percorso professionalizzante, oltre che essere un laboratorio formativo. Perché ovviamente è aperta anche a studenti che magari sono interessati al mondo delle radio, gli interessa fare radio, però magari non vogliono semplicemente fare gli speaker, allora si possono occupare di un'infrastruttura server complessa come quella che tiene in piedi una radio, magari se sono del mondo, se sono, insomma, del mondo dell'informatica o dell'ingegneria. E poi un'area, appunto, dicevo, tecnica, che si occupa invece di, diciamo così, tutta la parte fonica e sonica del fare radio, e quindi sostanzialmente produce ragazzi che se ne intendono di microfoni, di missaggio audio, di tutte queste componenti che di solito è difficile riuscire a trovare all'interno di un percorso universitario. Da noi tendenzialmente si esce fuori che si ha un'idea, anche se si è entrati senza una minima idea di come potesse funzionare uno studio di registrazione, chi esce fuori da un'esperienza di Radio Eco tendenzialmente sa mettere le mani su un mixer. E diciamo così, infine l'area caratteristica vera e propria di Radio Eco, che è l'area palinsesto. Che ovviamente è l'area che insomma riunisce tutti gli speaker, gli autori dei programmi che vanno ogni giorno in onda su Radio Eco. In questo momento trovate soltanto i podcast sul nostro sito se lo andate a vedere, e sono comunque tutti i programmi gestiti e co-gestiti da studenti sostanzialmente, che hanno delle idee creative, vogliono comunicare qualcosa. Qualcosa, si mettono insieme all'interno attraverso un recruitment che facciamo ogni anno da settembre e diciamo così producono un contenuto creativo come può essere quello di un programma radiofonico che alla fine diciamo così è qualcosa che di solito è molto difficile trovare nel mondo diciamo così nel mondo odierno, nel senso che difficilmente ci si trova a interagire veramente poi in maniera efficace con uno strumento radiofonico. In questo modo Radio Eco riesce a offrire attraverso tutta la sua strumentazione, tutta, insomma, e anche il mondo, insomma, che gravita attorno a Radio Eco, che dà supporto a questa associazione, dà la possibilità insomma, di offrire a questi studenti l'opportunità appunto di creare un contenuto creativo come quello di un programma radiofonico. E questo ovviamente è fatto attraverso non solo il lavoro, diciamo, di tutti i giorni in radio, diciamo, dietro il microfono, ma anche attraverso tante iniziative e tanti progetti che, diciamo, la radio segue. Uno dei più caratteristici, per esempio, sono il Festival del Giornalismo di Perugia, al quale partecipiamo ogni anno. Quest'anno purtroppo per la situazione Covid non è stato fatto, è il primo anno che non partecipiamo. Il Festival delle Radio Universitarie. Il FRU che ogni anno cambia città perché Radio Eco, oltre ad essere una radio, diciamo così, una web radio locale universitaria, fa parte anche di un mondo più grande che è quello della rete delle radio universitarie italiane, che fa capo a un'associazione che si chiama Raduni, e insomma, quindi fa parte anche di questo pannello, e quindi si ritrova ogni anno all'interno di quello che è il festival di tutte le radio universitarie. All'interno del quale quindi gli speaker, tra l'altro, delle nostre radio hanno l'opportunità di conoscere personaggi importanti del mondo della radiofonia, come i personaggi di 105, quelli di RDS, Linus e personaggi del genere che spesso gravitano attorno al Festival delle Radio Universitarie. E quest'anno, diciamo così, dulcis in fondo, abbiamo inoltre per le
per l'evento insomma, per l'evento, per questa evenienza, diciamo così, non fortuita del Covid, abbiamo iniziato un progetto con il DS Toscana, che ci è stato proposto dal DS Toscana, che era quello di dare voce agli studenti che facevano, diciamo, che risiedevano nelle residenze del DSU. Questo è stato fatto attraverso una serie di podcast, ok, che sono stati messi in onda poi successivamente, li trovate sul nostro sito, la trasmissione Echi di Casa. Echi non soltanto perché volevamo essere un po' autoreferenziali e dargli in qualche modo un timbro sul nostro essere radio eco, quindi doveva essere Echi di Casa, no? L'idea è quella, ovviamente sì, di mettere in qualche modo un marchio di fabbrica, però anche quello proprio dell'eco, cioè nel senso l'eco come rumore, come qualcosa che in qualche modo colma la solitudine che magari gli studenti potevano provare all'interno delle residenze. Quindi questo format che vedeva sostanzialmente degli speaker di Radio Eco intervistare gli studenti delle residenze sulla loro condizione comunque da studenti all'interno dei posti alloggio del DSU, come funzionava la vita di tutti i giorni all'interno di questi spazi, era anche un modo per metterci in comunicazione, per provare a dialogare in un momento in cui stare insieme e fare comunità era molto molto difficile. E quindi in questo senso l'eco era anche per questo, no? Quindi per cercare di mettere e, diciamo così, trovarci, creare amicizie, creare collegamenti tra di noi, anche nel momento più critico che abbiamo passato negli ultimi anni, che era quello appunto nel quale insomma, era per noi impossibile entrare in comunicazione. Quindi questa è un po' la storia di Radio Eco e degli ultimi tempi. L'ultima cosa è che di casa ha avuto anche un ottimo, diciamo così, eco appunto dal punto di vista mediatico. Abbiamo avuto pubblicazioni su giornali importanti come La Repubblica e insomma altri sbocchi che sinceramente non ci aspettavamo. E anche dal punto di vista poi degli ascolti che le puntate hanno ricevuto, sono stati molto sostanziosi. Quindi Radio Eco alla fine è anche questo, nel senso è anche una piattaforma che dà la possibilità di esprimersi a studenti che magari da soli avrebbero più difficoltà. Un sacco di ragazzi vengono da noi magari che hanno il loro blog personale con poche visualizzazioni, o comunque in un contesto in cui non è semplice, perché magari appunto sono ragazzi che fanno parte di facoltà magari umanistiche, che quindi non hanno idea di come funzioni per davvero un sito o un'infrastruttura, o non sanno gestire un'infrastruttura del genere, e all'interno di un'associazione come Radio Eco riescono a mettersi in contatto con persone del settore che magari sono studenti di altre facoltà, ragazzi che riescono a, diciamo così, stimolarli dal punto di vista delle idee creative e tutto questo. Quindi questa è sostanzialmente il nocciolo di questa associazione. Grazie mille, allora Guido Gagliardi, il presidente di questa associazione, di cui diffusamente ci ha parlato, tra l'altro una bella realtà che noi che non siamo proprio della zona, insomma, conosciamo adesso, ma è piacevole, senza ombra di dubbio piacevole saperla, anche perché è uno degli esempi di ciò che diceva anche Davide Frontera poco prima, e cioè il fatto che all'interno dell'università e quindi dell'esperienza di vita che si fa come studenti universitari e per chi ha il posto alloggio, ma anche per chi semplicemente riesce da pendolare a frequentare queste attività, diciamo, extracurricolari, universitarie, si possono vedere nascere, oltre a delle amicizie, delle vere e proprie passioni, come può essere lo sport o in questo caso un qualcosa di più, un qualcosa, come ricordava appunto Guido Gagliardi, anche di professionalizzante, cioè delle vere e proprie esperienze che ti facciano conoscere più approfonditamente un mondo a cui magari sei già interessato in precedenza e lo facciano senza impegno, quindi come un corollario all'esperienza che si sta facendo o al percorso più diciamo formale, standard che si sta diciamo frequentando all'università, e possa poi diventare anche un qualcosa che
o fa curriculum, come si suol dire, oppure comunque ti possa portare a un domani nel settore in questione, come può essere, mi immagino, per alcuni dei ragazzi che hanno in questi 10 anni di cui ci parlava Guido Gagliardi collaborato con Radio Eco, imparato a fare tante cose anche molto più del semplice speaker, come diceva lui prima, e quindi magari oggi sono al lavoro proprio nel settore radiofonico. Quindi veramente un contributo importante quello che ci è stato portato adesso dal presidente di questa associazione, che, come vi ricordo, ha fatto scuola, perché vi ricordavo la similarità del format Residenze a Siena in U-Radio dopo questo di Echi di Casa, di cui ci ha parlato invece adesso il nostro ospite. A tal proposito, Guido, visto che Davide ci ha raccontato una giornata tipo in condizioni standard via, diciamo, all'università, puoi raccontarci brevemente una giornata tipo tratta da Echi di Casa? Beh, in verità, stranamente, non sono così uniformi le giornate tipo dello studente che fa parte delle residenze, quindi io mi invito fortemente a andarle a sentire, perché sono tutte molto differenti, in verità, non sono così omologate come sembravano. C'è sicuramente all'interno di questa trasmissione emerso il fatto che all'interno di un momento molto difficile come quello del Covid, gli studenti hanno riconosciuto in maniera, diciamo così, molto positiva che all'interno di un momento poco positivo, come poteva essere quello del Covid, di positivo quantomeno c'era che si sentivano immersi all'interno di una realtà che li supportava in questo senso, e quindi in qualche modo, diciamo, riconoscevano al DSU di dire: ok, siamo soli, siamo qui, siamo lontani da casa, in una situazione molto molto difficile, però non ci sentiamo del tutto soli perché esiste il DSU. Poi le giornate tipo sono state di vario tipo: chi sostanzialmente stava tutto il giorno in casa perché doveva seguire tutte le lezioni, che comunque sono state serrate durante la quarantena, e chi invece faceva altro, insomma. Sono state da questo punto di vista di abbastanza variopinte. È importantissima una cosa che hai detto proprio adesso, Guido, in merito appunto al feedback che possono aver dato anche all'interno appunto delle vostre del vostro podcast, perché ora immagino che sia diventato un podcast che può essere rivisto in ogni momento, sulla didattica a distanza, cioè una realtà che abbiamo analizzato anche in alcuni altri dei nostri webinar, che poi ritroverete insomma a disposizione online a breve, dal punto di vista però solitamente dei professori, quindi persone che sono intervenute appunto nei nostri percorsi, che ci hanno parlato dal loro punto di vista di docente di questa novità, fondamentalmente perché è stata una novità imposta dall'emergenza in atto, che però è diventata presto una nuova quotidianità e che comunque, seppur in modo più parcellizzato, rimarrà anche in futuro. Dal punto di vista degli studenti, all'interno, diciamo, con un piccolo spoiler di questo podcast, Guido, cosa hanno raccontato di questa modalità di apprendimento? Ovviamente tutte queste forme di, diciamo così, questi passi in avanti in qualche modo che l'università ha compiuto non sono mai vissuti totalmente bene da parte degli studenti, che comunque rappresentano un momento di transizione, un cambiamento di routine forte all'interno del loro modo di vivere, comunque una limitazione incredibile. Poi, tra l'altro, appunto, come dicevi prima, se si pensa tanto al caso di Pisa, questa cosa qui continuerà anche per il prossimo semestre, tranne poche attività diciamo pratiche che verranno comunque svolte in Ateneo. E ovviamente il feedback non è stato del tutto positivo, però c'è anche da riconoscere che, cioè, la cosa positiva che io diciamo così ho visto, che comunque alla fine di tutto c'è il fatto che gli studenti hanno riconosciuto che era un po' il momento di fare questo passo, e che comunque, pur essendo stato un passo comunque sofferto, era un passo necessario e un passo, anche un po' uno sforzo
rispetto alla situazione che si stava portando avanti era necessario, no? Era uno sforzo che dovevamo fare. Quindi ovviamente è ovvio che un po' tutti gli studenti a cui abbiamo chiesto questa cosa ci rispondevano sì, sostanzialmente la didattica in presenza è meglio, certo. Però probabilmente il passo dei tempi ci chiedeva questo e l'università ha adottato questa soluzione che comunque ha prodotto dei risultati ottimi, quindi ci si può lamentare alla fine fino a un certo punto perché bisogna anche capire lo stato dei fatti, insomma. Bene, questo è molto importante anche perché appunto dà anche l'esempio a chi ci sta seguendo che ancora non conosce probabilmente il mondo universitario di come anche di fronte a una situazione di assoluta emergenza, una situazione mai vista prima, l'università stessa si sia messa in gioco per prima cercando, come dicevi tu, di rimanere al passo con i tempi e per quanto in mille difficoltà dovute dal momento di transizione sia riuscita in qualche modo a far apprezzare i propri sforzi anche agli studenti stessi e senz'altro a garantire loro comunque una prosecuzione dell'attività per quanto possibile. Ovviamente, come ci dicevano anche i professori, insomma la didattica in presenza è sicuramente migliore e insostituibile, però a mali estremi i rimedi trovati non sono stati poi così deprecabili. Ecco, quindi un plauso in questo senso anche alle università toscane che hanno cercato di rispondere al meglio alle contingenze disastrose in cui ci siamo venuti a trovare. Sì, poi, tra parentesi, prego, non c'è soltanto questo, nel senso che ci sono poi anche studenti che si sono trovati benissimo con le lezioni in distanza, che hanno potuto, diciamo così, lo dico ironicamente, trasportare la loro vita sul letto e quindi sostanzialmente gestire tutta la quarantena, le lezioni da lì, e detto che è stato fantastico. Quindi, insomma, ovviamente ognuno l'ha visto da un pochino dal suo punto di vista. Se si vuole, secondo me, dare un dato medio, si può dire questo, che ovviamente la didattica a distanza non ha accontentato, cioè non ha reso felice nessuno, però ha accontentato un pochino tutti, e poi ovviamente c'è chi invece è stato molto felice di poter gestire appunto la sua carriera e la sua vita dalla sua stanza. Grazie Guido. E devo dire che Radio Eco ci dà la possibilità di aprire, fare un piccolo accenno a tutto il mondo appunto delle associazioni studentesche e culturali che l'università e il DSU insomma danno la possibilità di gestire, veder nascere un po' di tutti i tipi, quindi dallo sport alla radio, alla cultura, al teatro, e questa è una cosa che interessa molto i ragazzi, devo dire la verità. Quando arriviamo a questa parte sono molto contenti di sapere che esiste tutto questo mondo di associazioni studentesche e culturali che gli permette insomma di trovare il proprio posto, la propria strada all'interno dell'università, che non è soltanto studio ma è anche crescita e divertimento, diciamo. Assolutamente sì, proprio stiamo analizzando il mondo universitario a 360 gradi grazie appunto al contributo del DSU e ai ragazzi che sono intervenuti, che sicuramente portando delle esperienze concrete danno anche l'espressione di questa ulteriore faccia della vita accademica, che è senza ombra di dubbio importante. Se poi chi fosse collegato con noi fosse curioso di vedere più da vicino la residenza universitaria di cui si è parlato, vedete che nella chat del live di Meet una nostra collega del progetto Orienta il tuo futuro, una nostra collega orientatrice appunto, Rosaria Angelone, ha condiviso un link all'interno del quale potete appunto accedere per andare a controllare diciamo più da vicino quelle che sono alcune realtà delle residenze universitarie toscane, oltre naturalmente, come diceva prima Barbara, a poterlo fare sui social o comunque sui canali ufficiali del DSU, che comunque sono assolutamente diciamo al passo con i tempi da questo punto di vista. Tornerei proprio a sì. Barbara per capire se lei volesse aggiungere qualcosa in merito anche alle esperienze che ci hanno portato, diciamo, dall'interno i ragazzi che sono intervenuti. Barbara, ci sei? Sì, allora, intanto sicuramente è molto interessante sempre raccontare da quelli che sono i nostri utenti le loro esperienze, no? Perché noi forniamo una serie di servizi e cerchiamo ovviamente sempre di verificare, però non viviamo né all'interno delle residenze né
così spesso soffriamo della mensa, perché in realtà anche noi come dipendenti abbiamo questa opportunità. Le cose direi importanti, prevenendo forse qualche domanda che qualche studente farà, soprattutto per quanto riguarda le residenze, poi magari Davide mi potrà supportare in questo, da dire è che le residenze sono organizzate in maniera diversa da struttura a struttura, perché noi abbiamo residenze, diciamo, di, tra virgolette, un po' più vecchio stampo, quindi la classica residenza con le stanze e il bagno sul lungo corridoio, ma abbiamo anche le residenze di nuova generazione che sono invece organizzate in appartamenti. È importante far sapere agli studenti, in modo che si preparino insomma anche a questa esperienza, che la prima convocazione viene sempre fatta in una stanza doppia. Quindi chi va a vivere all'interno di una residenza, la prima condivisione che dovrà fare è quella del proprio spazio in una stanza condivisa con un'altra studentessa o un altro studente, ovviamente in base al genere. Mentre invece una cosa velocissima sulle associazioni, di cui se non erro poi parleremo più diffusamente in un'altra occasione verso fine mese, ecco, da dire che appunto il DSU Toscana sostiene le associazioni studentesche e i gruppi studenteschi, infatti, come Guido potrà testimoniare direttamente, sia con un bando che esce ogni anno, che gestisce dei fondi, quindi dei soldi che noi diamo alle associazioni che realizzano delle iniziative ovviamente rivolte agli studenti, sia anche dando degli spazi all'interno delle nostre strutture, e appunto Radio Eco è una di quelle associazioni che ormai da diversi anni su Pisa beneficia proprio di uno spazio gratuito all'interno di una della Residenza Nettuno, che è una delle nostre strutture all'interno della quale loro possono svolgere almeno una parte delle loro attività, e questo ovviamente prescinde dal fatto che gli studenti richiedenti siano o meno vincitori di borsa di studio. Grazie, grazie Barbara. Prima di lasciare la parola, di ridare la parola insomma a Guido e Davide per confermare quello che ha detto Barbara, insomma, e ampliare, una piccola, cioè una domanda Barbara, una precisazione per i ragazzi che a volte insomma questa cosa li spaventa un po'. La possibilità del cambio di residenza, è possibile, rassicuraci, sì, sì, i nostri ragazzi? Allora dunque, l'assegnazione, intanto, gli studenti quando fanno la domanda di borsa di studio, questo alloggio, hanno la possibilità di esprimere una preferenza rispetto all'alloggio nel quale vorrebbero essere convocati. Nel nostro sito abbiamo un'ampia pagina dedicata alle residenze, dove trovano delle tabelle riassuntive nelle quali sono anche specificati tutti i servizi che ciascuna struttura ha attivato al suo interno. La preferenza espressa in domanda non è vincolante, nel senso che per noi la priorità è l'assegnazione dell'apposto alloggio gratuito. Quindi, se nel momento in cui andiamo a convocare la posizione in graduatoria dello studente X che ha chiesto il posto in una certa residenza, c'è disponibilità in quella struttura, ben volentieri lo alloggiamo lì. Altrimenti, per noi, come ripeto, la priorità dell'alloggio, quindi lo convocheremo in una struttura diversa, ma poi lo studente potrà sia chiedere di essere trasferito da una residenza a un'altra, sia anche richiedere la stanza singola, proprio perché, come dicevo, inizialmente la convocazione è sempre libera, però ecco, c'è sia la possibilità di essere trasferiti da una residenza all'altra, sia anche di essere poi inseriti nelle stanze singole che ci sono nelle nostre residenze. Bene, grazie mille della precisazione, Barbara, sicuramente utile per chi ci sta seguendo. Tra l'altro, se andate nella chat, mi rivolgo appunto a chi è a casa in questo momento e sta seguendo il live su Meet. Dal proprio letto? Forse dal proprio letto. La nostra Rosaria appunto ha inserito anche i riferimenti direttamente dei link, del link ufficiale del sito www.dsu.toscana.it a cui faceva riferimento prima Barbara, per approfondire le informazioni stesse a cui lei si riferiva.
poi il bando vero e proprio della richiesta di borsa di studio per il prossimo anno accademico, quello che ci ricordava Barbara, scadrà tra un mese esatto, quindi mi raccomando, l'importanza delle tempistiche per non eccedere in quelli che sono i limiti previsti. E poi ancora, per quanto riguarda invece l'intervento del presidente di Radio Eco, il sito ufficiale di Radio Eco e poi il podcast Eco di Casa per rivedere appunto le testimonianze degli studenti alloggiati nella residenza universitaria durante la quarantena. Quindi assolutamente avete tutto il modo di poter approfondire quanto è stato trattato stamani. A proposito di Radio Eco, torniamo un attimo da Guido per sapere se magari ha qualcosa da aggiungere anche in merito a quello, come diceva Erika, che ha adesso aggiunto Barbara. No, sì, io diciamo così, devo dire che noi abbiamo uno studio di registrazione, abbiamo due studi di registrazione, uno diciamo così che ci fa anche da sede, che diciamo, è la facoltà di economia, che è uno studio un pochino più grosso e professionale, con un gabbiotto diciamo così strutturato, e poi uno studio un pochino più mobile che diciamo così montiamo e smontiamo ogni anno nelle sedi che il DSU ci fornisce attraverso il bando che mette a disposizione ogni anno. Penso che quest'anno purtroppo non mi sembra purtroppo di averlo visto, e questo per noi sarà un gravissimo, cioè sarà una perdita davvero grande e un dispiacere, perché la sede del DSU, diciamo, della Residenza Nettuno, è per noi e per la nostra associazione un punto vitale, perché ha la possibilità di stare aperta fino a tardi. Molti programmi che noi mandiamo in diretta sono programmi serali, quindi gli studenti hanno proprio, nel corso soprattutto di quest'ultimo anno, abbiamo visto proprio quanto gli studenti sostanzialmente uscissero fuori da lezione, passassero dalla sede, i membri di Radio Eco venissero a registrare, gli altri si mettessero magari ogni tanto a guardarci da fuori, ci trovassero, si fermassero a parlare con noi. È stato per noi davvero un momento, cioè un punto di ritrovo, un punto vitale, che ha voluto dire davvero tanto per la nostra associazione, quindi vi ringraziamo fortemente il DSU per averci dato questa possibilità, perché come noi, anche altre associazioni, scommetto che insomma condividono con noi quello spazio che è dato in gestione a tante associazioni, ha voluto dire, cioè ha rappresentato un momento di ritrovo, un momento di condivisione veramente molto forte. Tanto che poi alla fine quello studio di registrazione è quello più utilizzato di tutti, nonostante quello in la facoltà di economia sia senza ombra di dubbio un studio molto più professionale. Quello di Curtatone è, diciamo così, abbastanza un po' più arrangiato, ma per noi è comunque lo studio madre, perché ci dà la possibilità di stare insieme in un modo che, diciamo, per noi è casa, e quindi la viviamo così. Quindi vi ringraziamo di nuovo. Grazie a voi Guido Gagliardi, presidente dell'associazione Radio Eco. Allora, volevamo tornare un attimo da Davide, ma è arrivata una domanda in questo momento live da parte di una studentessa, la rigiriamo a Barbara, che forse anche meglio di noi può rispondere a questa domanda. Leila Martinez ci chiede: ma tutto ciò riguarda solo le università pubbliche? Barbara? Allora, riguarda anche, come dicevo prima, il CUNIAFAM, al punto 2, ora io poi volendo vi posso anche leggere insomma quali sono, ma ci sono indicate tutte le università e appunto le accademie e istituzioni superiori che aderiscono alla convenzione con il DSU. Io brevemente vi leggo, almeno così certo. Siamo chiari. Grazie, allora, per la sede di Firenze, oltre all'Università di Firenze, c'è il Conservatorio dei Rubini, l'Accademia di Belle Arti, l'Accademia Italiana di Arte, Moda e Design, l'Ufficio delle Prefetture, la Scuola di Musica di Fiesole, l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche e la Libera Accademia di Belle Arti. Per Pisa, invece, oltre all'Università, l'Accademia di Belle Arti di Carrara, la Scuola Superiore per le Creative Arts di Pisa, l'Istituto Musicale Mascagni di Livorno e l'Istituto Musicale Boccherini di Lucca e il Mozart Institute di Conferra. Mentre invece per Siena, oltre all'Università di Siena e all'Università Pestalieri, c'è l'Istituto Musicale Rinaldo Tanci e il Senales. Queste sono tutte le istituzioni per le quali è possibile richiedere la borsa di studio. Una precisazione sulle tasse, di cui parlavate prima. Allora, l'esonero dalle tasse universitarie
non è uno dei benefici che troverete nel bando, perché trattandosi di tasse riguarda le istituzioni. Quindi le università concedono nella loro regolamento tasse e quindi nel manifesto degli studi l'esonero completo dal pagamento delle tasse di iscrizione, oltre che dalla tassa regionale, che è prevista invece dal bando di concorso del DSU per tutti gli idonei. Per le altre istituzioni è opportuno che gli studenti si informino, perché alcuni conservatori, accademie, scuole superiori si sono uniformate all'università, altri invece magari non ancora. Quindi è opportuno che gli studenti che fanno domanda di borsa di studio e non si iscrivono agli atenei si informino presso appunto le segreterie degli istituti a cui si iscrivono riguardo all'importo eventuale delle tasse, qualora risultassero beneficiari di borsa di studio. Bene, tra l'altro Barbara, mi connetto a una cosa che hai appena detto, che mi sento di dire è molto importante, proprio anche collegandomi a quanto avevo detto prima io per quanto quello che può essere, diciamo, il modo in cui una persona si pone nei confronti dell'università. Allora, in linea di massima, diciamo, nella maggior parte dei casi, le università pubbliche, quindi i percorsi che poi comunque sono messi a disposizione dall'offerta accademica toscana, possono ricomprendere un po' tutte, diciamo, quelle che sono le strade che uno studente può prendere a livello di formazione, a livello accademico, e vanno ad essere complementari a questo le istituzioni convenzionate di cui hai parlato adesso e che hai menzionato in modo espresso. Quindi secondo me, laddove uno studente si trovi di fronte ad una scelta che sicuramente può esserci, perché non c'è un limite a quelli che sono i soggetti privati che possono inserirsi nell'offerta formativa, tra una realtà pubblica e una privata, quella della possibilità di avere nell'un caso e non nell'altro dei benefici importanti, quali quelli di cui stiamo parlando quest'oggi, deve essere messo sul piatto della bilancia. Quindi consiglio da ex studente, beneficiario di borsa di studio e quindi diciamo anche contento di questa agevolazione di cui ho potuto fruire, il consiglio è quello di non scegliere un qualcosa di privato perché magari può sembrare migliore perché è privato e perché tanti sono i luoghi comuni sulla cosa pubblica, ma valutare attentamente l'importanza di questa scelta, perché come diciamo sempre nei nostri laboratori agli studenti agli ultimi anni delle scuole superiori, è già dalla scelta post-diploma e quindi anche da quella universitaria che si diventa grandi e si prendono delle scelte, delle decisioni importanti. Magari per completare insomma la domanda, cioè la risposta alla domanda ricevuta in chat, ecco, io aggiungerei che oltre quindi al DSU, al diritto allo studio universitario, esistono anche altri servizi della Regione Toscana che possono magari coprire altre parti, come per esempio il programma Giovani Sì, che va a coprire altri percorsi come di studio, come per esempio gli ITS e gli FTS che sono stati citati in altri webinar che verranno affrontati anche nei successivi. Ecco. Un'altra cosa che mi è venuta in mente sempre in relazione a quanto appunto ora ci è stato domandato è anche il capire, oltre alla differenza tra pubblici e privati, l'importanza di studiare in Toscana. Cioè, come si diceva, la Toscana è una regione buona per studiare in sicurezza, ed è questo è tanto più vero quanto si ripensi a quello che diceva Barbara in apertura, cioè all'elevazione sempre maggiore che viene fatta per il più che è possibile ovviamente dal DSU Toscana della soglia entro la quale si può rientrare per quanto riguarda l'ISEE per ottenere i benefici come la borsa di studio, e il fatto che non sia ovunque uguale. Quindi non è detto che spostandosi al di fuori della nostra regione uno studente che qui potrebbe essere astrattamente beneficiario di borsa di studio lo sia anche altrove. Non è detto quindi che la scelta di uscire dalla regione toscana e andare a studiare presso un'altra università fosse anche pubblica e fosse anche quindi con a disposizione alcuni servizi da parte del DSU di altre regioni riesca a dare la stessa risposta positiva che in Toscana certamente dà, come abbiamo sentito prima dire a Barbara. Quindi anche questa, specialmente per chi va a scegliere un percorso triennale, quindi un primo percorso all'interno del mondo accademico, deve essere una valutazione importante da fare per gli studenti, perché può essere sempre appunto il discrimine tra l'ottenimento o meno di benefici economici rilevanti.
Sì, giusto anche sempre per ricordare, collegandoci a questo discorso, coloro che fanno domanda di alloggio ma in primo momento non riescono a ottenerlo perché magari i posti sono occupati, il DSU, Vero Barbara, offre comunque un compenso monetario che va a coprire, diciamo, l'alloggio. Sì, appunto, come accennavo prima, è previsto il contributo affitto, quindi tutti gli studenti che il 30 settembre troveranno idonei nell'alloggio, ovviamente posto che abbiano sottoscritto un contratto di affitto regolare che deve avere una durata minima di 6 mesi, potranno richiedere il contributo affitto e quest'anno potranno farlo fino addirittura al 1 marzo, quindi abbiamo prorogato rispetto agli anni scorsi di 3 mesi, proprio perché appunto anche noi ci stiamo adeguando purtroppo alla situazione che stiamo vivendo, una situazione di incertezza, quindi prevediamo che magari tanti studenti possano non prendere casa in affitto subito all'inizio dell'anno accademico, ma magari lo facciano nei mesi successivi. Quindi c'è un modulo all'interno del, ci sarà un modulo ancora non è attivo, all'interno del portale online, che è lo stesso da cui lo studente presenterà domanda di borsa di studio, tramite il quale si potrà richiedere il contributo affitto. Il contributo affitto ammonta a 250 euro mensili, viene pagato ogni 3 mesi, quindi per capirsi lo paghiamo a gennaio, il semestre, quindi novembre, dicembre, è un diritto dello studente idoneo nella gratuità alloggi fino alla data della convocazione. Quello che è importante dire, perché tanti studenti ce lo chiedono, è che non è possibile richiedere il contributo alloggio al posto della posto alloggio fisico all'interno di una delle nostre residenze. Cioè noi il contributo affitto lo diamo perché siamo consapevoli che non abbiamo posti alloggio immediatamente disponibili per tutti gli studenti che invece ne fanno richiesta. Ma non è possibile chiedere il contributo affitto al posto del posto alloggio di residenza. Un attimo solo per dire una cosa velocissima, per quanto riguarda appunto la pandemia che abbiamo vissuto e speriamo di superare velocemente, ecco, il DSU ha adeguato i propri servizi in questi mesi, per esempio non chiudendo mai le mense. Diceva prima qualcuno di voi, ma le mense sono sempre aperte, ecco, le mense sono rimaste aperte anche in questo periodo, ci siamo convertiti completamente ai pasti da asporto, che sono comunque una possibilità che gli studenti hanno durante tutto l'anno, quindi la possibilità di fruire del pasto in presenza nei nostri refettori, ma anche per chi ha diritto di farsi al giorno come i fuori sede, di portarsi la cena a casa e mangiarla dove vogliono, oppure semplicemente di portarsi via il pasto e andare a mangiare dove vogliono. Durante i mesi del lockdown e tuttora gran parte delle nostre residenze gestiscono ancora i pasti da asporto, stiamo però riaprendo i refettori, per cui a Firenze e a Pisa da qualche settimana stiamo facendo le prove tecniche di riapertura, ovviamente garantendo tutti i dispositivi di protezione e il mantenimento delle distanze di sicurezza. Stessa cosa stiamo organizzando per la riapertura delle residenze, che quelle non sono mai state chiuse, ma ovviamente abbiamo limitato al massimo la possibilità di scambio, anzi l'abbiamo proprio bloccata quando i decreti ce lo imponevano, e stiamo proprio in questi giorni affinando un accordo con la Croce Rossa italiana per vedere di riuscire a fare il test serologico per fungitura a tutti gli studenti che rientreranno in residenza, quindi da garantire appunto la loro salute e la salute anche di tutti i nostri operatori. E questo è il motivo per cui, non gli rispondo anche a Guido, purtroppo per l'anno accademico 2021 ci siamo visti costretti a non emanare il bando per l'assegnazione degli spazi, perché purtroppo non riuscivamo a mettere in campo tutte le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza degli studenti che poi avrebbero frequentato questi spazi. E quindi ecco, speriamo veramente che sia solo così un anno di,
pausa e di riuscire per l'anno prossimo a riprendere tutte le nostre attività serenamente e in presenza. Sarà sicuramente così e anzi vi fa onore tutto quello che ci hai detto in merito all'attenzione che state ponendo nel tentativo comunque di ripristinare quanto più possibile la normalità della vita accademica. Ecco, quindi questo senz'altro è un ottimo, è un ottimo punto di riflessione per chiunque, specialmente per gli studenti che ci stanno seguendo da casa. Io avevo una domanda che diciamo risale quasi a un anno fa, perché noi ovviamente del progetto Orientato Futuro ci aggiorniamo sulle novità che di anno in anno ci sono da parte appunto di tutti quelli che sono i soggetti con cui ci interfacciamo, a partire dall'università ma anche col DSU. E l'anno scorso, a settembre, quindi quasi un anno ormai, nel nostro incontro proprio Barbara ci parlò di un'app che serviva per i posti alloggio. Allora io Barbara ti chiedo a che punto è lo sviluppo di questa app, se il Covid ha in qualche modo rallentato la sua, diciamo, messa a punto, oppure è già disponibile, può essere un'altra arma per gli studenti nella ricerca appunto della propria ubicazione vicino all'università. Allora, in realtà non si tratta di un'app, ma di un portale che è già in funzione proprio da settembre dello scorso anno. È un portale che si chiama Cerco Alloggio e al quale si può accedere dalla homepage del sito del DSU Toscana ed è un'opportunità per quegli studenti o che non possono richiedere il posto alloggio perché non ne hanno i requisiti, oppure che proprio perché sono in attesa della convocazione in alloggio stanno cercando una collocazione, diciamo, transitoria. Si tratta di una piattaforma che mette insieme la domanda e la richiesta di posti alloggio in Toscana. Per ora diciamo, ci stiamo concentrando sulle tre città, le sedi principali di studio, quindi Firenze, Pisa e Siena. La cosa molto interessante è che a differenza di altre bacheche, diciamo, dove il proprietario semplicemente pubblica la propria offerta di disponibilità di posti letto, in questo caso c'è un filtro, quindi nel momento in cui il proprietario comunica di avere della disponibilità, il team che si occupa appunto del portale fa delle visite accurate all'interno delle abitazioni, verifica che tutto ciò che è stato scritto nell'annuncio corrisponda a verità. E si preoccupa anche che il contratto di affitto che poi verrà stipulato sia un contratto di affitto regolare e che anche venga applicato il canone concordato studenti che è appunto in vigore sulle tre città. Quindi è una novità che ormai per noi insomma, sta diventando, insomma, si sta fortemente consolidando ed è secondo me uno strumento estremamente importante per gli studenti e anche per le famiglie, perché sappiamo bene che spesso in realtà chi poi cerca l'alloggio, soprattutto per il primo anno di università, sono le babbe e le mamme. Certo che sì, è un portale utilissimo e non è facile cercare un alloggio in una città che non si conosce e quindi assolutamente è una cosa estremamente importante e fondamentale e ringraziamo, ecco, per questa ulteriore possibilità e servizio che viene offerto. Tra l'altro ci ricordava sempre in chat la nostra collega Rosaria Angelone che sarà con me il 25 agosto mattina alle ore 10 per il prossimo webinar sul DSU che parlerà degli altri servizi offerti ulteriori rispetto alla borsa di studio su cui ci siamo conservati maggiormente. Su cui ci siamo soffermati, scusatemi, maggiormente quest'oggi, sarà collegato con noi, oltre alla nostra Barbara che tornerà in collegamento, anche il responsabile, uno dei responsabili della piattaforma Cerco Alloggio di cui parlavamo adesso, magari a ridosso appunto dell'urgenza degli studenti di poter rintracciare un'abitazione da affittare, potrà essere particolarmente interessante per loro seguire una volta di più quell'appuntamento. Allora, a questo punto tornerei da, se non ci sono altre domande per
Barbara, non so se Barbara volevi tornare, mi ricordo prima avevi nella tua presentazione concluso sui bonus dicendo che eventualmente li avremmo ripresi alla fine, se volevi specificare qualcosa, dato che tra l'altro il nostro Davide Frontera ne ha anche parlato usufruendo del bonus di un anno, eventualmente io ti ripasso la palla. Sì, io anch'io ho usufruito del bonus ecco, vedi, quindi... di 6 mesi, prego. No, allora, il sistema dei bonus, come dicevo prima, è spesso è difficile da comprendere dagli studenti e magari appunto Davide mi supporterà su questo e lo comprendo che è difficile, però ecco, è importante capire che il bonus va per step, quindi lo studente che, prendiamo lo studente di triennale, che passa dal primo al secondo anno, ha 5 bonus a disposizione. Ora, per loro è particolarmente complicato e sono del tutto giustificati in questo, perché anche per noi all'inizio non è stato semplicissimo capire questo meccanismo, capire che di fatto i requisiti sono due. Il primo requisito è quello dei 20 crediti formativi che occorre loro per confermare la seconda rata del primo anno accademico. Mentre invece i crediti formativi richiesti dal bando per chi si iscrive al secondo anno sono 25. Questo gap può essere eventualmente formato, come diceva prima Davide, da 5 crediti bonus. Ora, noi normalmente agli studenti del primo anno consigliamo sempre di evitare di utilizzare il bonus al primo anno, perché se loro vanno lisci su 20 crediti, tanto poi hanno 5 crediti bonus, il bonus lo bloccano, dopo non ce l'hanno più per tutto il resto della loro carriera accademica. Quindi noi cerchiamo sempre di dire che, posto che i crediti formativi di un anno sono 60, 25 sono poco più di un terzo, quindi sono un requisito abbastanza semplice da conseguire. Quindi diciamo sempre di cercare, se possibile, di non utilizzare il bonus al primo anno, perché poi se ne potrebbero pentire in futuro, perché magari ne hanno maggiore necessità. Quindi che succede? Se il bonus non viene utilizzato, l'anno dopo questi crediti bonus diventano 12. Se invece il bonus viene utilizzato completamente, il bonus si azzera e non ricresce più. Se invece il bonus viene utilizzato parzialmente, mettiamo gli studenti dal primo al secondo anno, arrivi a 24 crediti e usi solo un credito bonus, da lì alla fine della carriera universitaria, quindi compresa la magistrale, restano 4 crediti bonus soltanto. Per chi eventualmente magari sta seguendo, perché ha già fatto la triennale in un'altra regione e sta pensando di venire a studiare in Toscana per la magistrale, non c'è problema, cioè chi ha fatto la triennale in un'altra regione si porta dietro in Toscana i crediti bonus residui dalla fine della triennale, indipendentemente da dove ha seguito il proprio corso, da dove ha conseguito il proprio titolo triennale. Bene, cosa bene. Diversa è invece il bonus straordinario. Perché il bonus straordinario, se dice la parola, cioè quest'anno, speriamo che non ci sia più, più che altro perché significherebbe che siamo tornati alla normalità, il bonus straordinario può essere, ovviamente verrà applicato dopo che il bonus ordinario è stato esaurito, quindi prima si fa ricorso al bonus ordinario e poi eventualmente si applica quello straordinario, tutto in automatico dalla procedura informatica che è collegata alla domanda di borsa di studio, ma l'utilizzo del bonus straordinario dà luogo alla collocazione dello studente nella graduatoria specifica. Grazie mille della chiarezza, ora ancora diciamo più approfondita di prima, quindi non penso che sussistano più dubbi per chi ci sta seguendo in merito a questo punto, che giustamente, come diceva Barbara, è un po' più difficile da afferrare dall'esterno. Nel ricordare a chi ci sta seguendo che siamo ancora a disposizione se ci fossero ulteriori domande, diciamo, prima di chiudere il collegamento, tornerei dal nostro Davide Frontera, che avevamo prima lasciato in stand-by proprio per poter permettere a Barbara di dare risposta ad uno studente che aveva fatto una domanda. Quindi Davide, ci sei? Ci sono. Ok, vuoi aggiungere qualcosa anche in merito a quello che hai sentito, spunti di riflessione, qualcosa su cui magari ti vuoi soffermare da borsista e alloggiato presso le residenze universitarie toscane? Ecco,
Sì, appunto come diceva Barbara prima, ogni residenza universitaria comunque è un contesto a sé stante perché comunque appunto strutturata in modo diverso, appunto come diceva lei ce ne sono alcune un pochettino più vecchio stampo, mentre altre come ad esempio quella in cui risiedo io più nuove, moderne diciamo. Tuttavia credo che comunque, cioè, a prescindere sia un'esperienza comunque da fare. Poi ci sono alcune residenze che grazie ai comuni, ti agevolano di più magari nel socializzare, questo è vero, però anche comunque nelle residenze dove ci sono degli appartamenti, comunque penso si possa lo stesso creare un bel clima. Esatto, tranquillizzaci ragazzi su questo punto che spesso insomma, sono preoccupati degli alloggi e della possibilità di insomma, socializzare all'interno, Certo. portare gli Certo, amici, poi eccetera. anche, sì, poi anche il fatto comunque della transizione da camera doppia a singola, comunque non, cioè anche stare in casa in affitto comunque ti tocca stare con delle persone sostanzialmente, quindi c'è sempre il problema della convivenza, poi, cioè dipende sempre da chi ti capita, però in genere comunque poi dopo 2 anni uno in genere si prende la camera singola perché va per graduatoria, per anzianità e quindi comunque prima o poi la singola si prende se uno è interessato a stare anche da solo, insomma, se uno vuole più i propri spazi, diciamo. E a questo ci possiamo collegare ribadendo, come si diceva prima, l'importanza anche di fare comunque esperienze di vita. Io personalmente non in alloggio, ma per lavoro, per altri motivi, ho dovuto, diciamo, fare come tante persone, a tante persone succede comunque un periodo di convivenza con altri colleghi e quindi anche questo può essere uno spunto importante, di riflessione, almeno dal mio punto di vista, non una critica all'organizzazione assolutamente di quello, che è il percorso degli alloggiati presso le residenze universitarie. Allora, noi ringraziamo quindi i nostri Davide Frontera che è intervenuto da Firenze e il presidente dell'associazione Radio Eco di Pisa, Guido Gagliardi. Grazie mille davvero della vostra disponibilità di stamani. Grazie a voi. E a questo punto torniamo per una chiusura, prima appunto di Grazie a voi. salutare a Barbara Capitoni. Barbara, a Sì, no, niente, ecco, io ribadisco quelli che sono i nostri contatti per le informazioni agli studenti, quindi la pagina contattaci dal sito www.dsu.testana.it, il nostro numero telefonico dedicato appunto alle informazioni agli studenti che è lo 055 23 47 200. È attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 15:30 e ecco, è lì che do appuntamento agli studenti che dovessero avere bisogno di ulteriori approfondimenti e informazioni con me o con gli operatori del mio servizio e appunto rimaniamo disponibili fino all'ultimo giorno, all'ultimo minuto per aiutare gli studenti sia nella compilazione della domanda che per risolvere i loro dubbi o dare loro dei chiarimenti. Ricordo ancora una volta la scadenza, le ore 13 del 4 settembre è la scadenza inderogabile per presentare la domanda di borsa di studio per gli studenti che si iscrivono ai corsi universitari. E Ecco, vi guarda, ringrazio davvero tanto per questa opportunità. grazie, grazie. Per questo motivo, ecco, ricordiamo di fare l'ISE e farlo in anticipo in modo da poterlo presentare in tempo per la scadenza del bando. Quindi noi ringraziamo noi a nostra volta Barbara Capitoni, coordinatrice, lo ricordiamo, del servizio Comunicazioni Studenti, Cultura e Sport del DSU Toscana, nonché oggi coordinatrice di questo webinar. Grazie davvero a te per la tua disponibilità e gentilezza, oltre che chiarezza per gli studenti a cui ci rivolgiamo un'ultima volta nel dirvi non perdete queste occasioni, non perdete la possibilità di avere un percorso più semplice, fosse anche soltanto da un punto di vista di spostamenti o economico come quello che il DSU vi può aiutare a fare nella vostra eventuale scelta di approccio ad un percorso accademico. Grazie a tutti e buona giornata. Buona giornata a tutti.